Il principe Celestino. Ti racconto una storia segreta. Hai presente il principe colorato? Sì, adesso mi sfugge il nome. Lo chiamavano il principe e poi ci mettevano un colore. Tipo il principe verde, solo che non mi pare che verde sia il colore giusto. Ma sì, aiutami a ricordare. È quello che girava sempre con un cavallo bianco per i boschi. Sì, quello che ha baciato la bella dormigliona nel bosco. Ah, anche quell'altra, quella che non digeriva le mele e sembrava morta. Beh, insomma, quello lì, il principe delle fiabe. Ora ha cambiato nome per il fatto che aveva promesso di vivere felici e contenti a tutte e due le principesse. Beh, a dire il vero, a 4 o 5 principesse, solo che delle altre non si è mai venuto a sapere. E allora sai, queste principesse si sono arrabbiate e, insomma, ha dovuto nascondersi per un po'. Ha smesso di girare a cavallo, anche perché era diventato vecchio, poveretto. Si è fatto crescere la barba e ha deciso di chiamarsi Celestino. Per essere sicuro di non venire riconosciuto, ha persino rinunciato al titolo di principe. Solo Celestino, quindi. Questa è la sua storia. In tutte le storie, dove c'è un principe, anche se il nostro ha rinunciato al titolo, c'è una principessa. E a questa, pensa un po', non piace essere chiamata principessa. Hanno già qualcosa in comune. La principessa Scarlet, che coincidenza, conosco anche una gatta che si chiama così, ma è un'altra storia che ti racconterò. La principessa Scarlet, dicevo, aveva lunghi capelli rossi che amava raccogliere in un'unica grande treccia, due grandi occhi azzurri e qualche lentiggine qua e là sulle guance. Era molto magra, nonostante mangiasse regolarmente e di gusto, ma non riusciva mai a stare ferma. Doveva sempre fare due o tre cose insieme. Pensa che quando si apprestava a cucinare, indossava pantaloni sportivi e canottiera grigia. Così, mentre preparava il sugo, tra un pizzico di sale lì e un assaggino qui, faceva flessioni sulle braccia o sulle gambe. Delle volte saltava persino alla corda. Qualche volta il sugo l'ha pure bruciato, eh. Non era matta, però, anzi, semplicemente non amava perdere tempo e tu non hai idea di quante cose abbia da fare una principessa nella sua giornata. Come spesso capita alle principesse, era bellissima, ma talmente bella che tutti non facevano altro che dirglielo. Le avevano detto che era bella talmente tante volte che ora spesso si arrabbiava quando le facevano quel complimento. Oppure si annoiava e se ne andava da un'altra parte. Ma no, non a fare flessioni. Aveva anche un sacco di altre cose da fare. Ed una che le piaceva particolarmente era prendersi cura delle sue rose in giardino. Le piaceva la natura, la rilassava, per questo cercava sempre di accorgersi delle cose belle che la circondavano. Quando curava le sue rose, non faceva altro, si sentiva a posto. Beh, canticchiava, ecco, a mezza voce per se stessa.
Questo suo canticchiare però attirava l'attenzione dei passanti, che si fermavano sul marciapiede davanti a casa sua per ascoltarla. Fu lì che vide per la prima volta Celestino, fermo sul marciapiede in ascolto. Come d'abitudine, lei salutò per prima. «Buongiorno», gli disse. Sai, Celestino non fu molto brillante in quell'occasione. Il cervello degli uomini non riesce ad elaborare due pensieri alla volta. In particolare quel giorno la prima cosa che fece fu sbattere gli occhi per evitare che si seccassero. Poi si ricordò di non essersi cambiato la maglia prima di uscire e di avere una grande macchia di marmellata e frutti di bosco sul petto, per cui ci mise una mano sopra per coprirla, proprio sul cuore. A quel punto Scarlett temette che stesse per recitargli una poesia sulla bellezza. Non sarebbe stata la prima volta che qualcuno lo faceva, del resto. Invece Celestino, con la mano sul cuore, pensò che era il caso di chiudere la bocca, dato che si rese improvvisamente conto di averla tenuta spalancata negli ultimi 5 minuti. E poi fece quello che qualsiasi uomo intelligente avrebbe fatto a quel punto. Se la diede a gambe. Sì, proprio così, senza dire nulla se non un impacciato cenno di saluto e poi via, cercando di non correre. «Toh, qualcuno che non mi ha detto che sono bella», pensò Scarlett. «Beh, meglio così», pensò poi. Si videro molte altre volte, e Celestino fu molto più brillante in quelle occasioni. Dopotutto era un principe con una certa esperienza. Non si innamorarono mai, se te lo stai chiedendo. Erano molto diversi per questo, e nessuno dei due voleva rinunciare a quell'altra cosa che c'era tra loro. Amicizia. Celestino si divertiva a farle degli scherzi o a prenderla in giro, e lei non si arrabbiava mai per questo. Lui le fece persino da testimone alle sue nozze, quando si sposò. Ogni tanto lei gli raccontava qualcuno dei suoi pensieri più segreti. «Vorrei essere mamma», gli disse un giorno. Lui ascoltava in silenzio. Celestino morì senza averle mai detto quelle due parole che uscivano dalla bocca di tutti. Chissà se dette da lui le sarebbero piaciute. Le disse invece, in un ultimo sussurro, «Tranquilla, tornerò. Troverò il modo di starti vicino». La principessa era molto triste. Celestino era più grande di lei quando lo aveva conosciuto. Era morto perché era arrivato il suo turno. Era giusto così, lo capiva. Però era triste lo stesso. Ogni tanto scopriva che i suoi occhi piangevano da soli. Era in giardino tra le sue rose rosse quando se ne accorse per la prima volta. Controllando un bocciolo appena aperto, vide che era azzurro. Mai aveva visto nel suo giardino una rosa che non fosse rossa. Capì subito che era Celestino che aveva trovato il modo di tornare da lei. Così si prese cura di quella rosa come mai aveva fatto. Ora, quando cantava, la si sentiva da molto lontano. A mano che la rosa cresceva, il sole tornava nella sua vita e la tristezza se ne andava. Ci fu un'unica rosa azzurra nel giardino della principessa,
nessun'altra, ma una volta sfiorita quella, scoprì di essere incinta. Inutile che ti dica che era un maschietto e che la principessa, certa che fosse lui, lo chiamò Celestino. Celestino, ora piccolo, si divertiva sempre a farle gli scherzi e lei, come sempre, non si arrabbiava. Un giorno, mentre stavano giocando, il piccolo Celestino si immobilizzò d'un tratto, tanto che la principessa si preoccupò, ma subito si rese conto che era concentrazione. Il piccolo stava per dire qualcosa. Sarebbero state le sue prime parole. Celestino sapeva benissimo cosa voleva dire, per cui disse ad alta voce: «Mamma, sei bellissima!» La principessa pensò che mai in vita sua aveva sentito parole più belle di queste. E vissero veramente felici e contenti.